Chi non ha mai sognato di camminare sotto una cascata? E chi non ha mai desiderato di respirare l'aria fresca della natura, sentire l'acqua scorrere sul proprio viso e assaporare la bellezza della vita? Per me questa era una di quelle esperienze che non potevo perdere, una di quelle avventure che non potevo non vivere. Da tempo sognavo di raggiungere la meravigliosa Lavada do Rei a Madeira. E oggi finalmente sono qui, pronto ad immergermi in un mondo di bellezza e di scoperta. Spero che mi seguirete in questo viaggio perché insieme possiamo esplorare questo paradiso terrestre e scoprire la bellezza che si cela dietro ogni angolo. Quindi mettetevi comodi e preparatevi a vivere, virtualmente, una delle esperienze più straordinarie della vostra vita. Siete pronti? Allora iniziamo! Ah vabbè, che buongiorno migliore di questo. Sta piovendo, però vedi, c'è sempre il lato positivo, leva, se almeno ci sta... Ho un sacco di cose da fare, un sacco di chilometri a piedi, un sacco di strada da fare e di caffè da prendere. Non voglio sembrare esagerato, ma sono semplicemente fatto così. Amo le nuove esperienze, le avventure che mi fanno sentire vivo e i posti meravigliosi da scoprire. È che sono entusiasta, sempre pronto a buttarmi in nuove avventure e a lasciarmi sorprendere dalla bellezza del mondo. Proprio come in questo cammino. Boom, uno. Porta un bicchiere. Portando. Stiamo iniziando la PR18 Lavada do Rei, una camminata in mezzo al bosco che deve portarci a una bellissima cascata e c'è un meteo molto affascinante. Signorina, patente libretto, pronti per questa camminata di 3 ore, mi hanno chiesto al bar quanto durasse e c'è un clima non proprio ideale per fare questa camminata, per fare questa passeggiata, ma ho letto le recensioni che dovrebbe essere abbastanza facile. Prima impressione sì, molto molto buona. Per questo verde sembra di stare in una giungla. Non fa caldo, non fa freddo, si sta bene. Sicuramente la cosa positiva è che non devo sbagliare, cioè non ci stanno curve che dici ma devo girare qua, là, è sempre dritto. Piccolo aggiornamento, siamo arrivati, cartello Ribeiro Bonito 2,4 km dice. Adesso vediamo quella direzione là, ancora 2 km, perché se andavamo di qua chissà. R101, chissà un po'. Vedi? Tornare per andare di là e si continua il percorso. Che bella questa cascata. Ah, questo è un metodo approvato. No. Questo è un metodo approvato da 9 dentisti su 10. Aspettavo peggio, però bello, molto bello. Perciò si chiama lavata. Non ci stava, dai. Una bella lavata fresca. In realtà ci stava, anche perché si iniziava a sentire caldo, il clima è umido, quindi di passare sotto quella doccia rappresenta il lavarsi da tutte le maschere.
che c'è? E stavi cadendo? Madonna, non posso restare un attimo, non ti posso lasciare da solo un attimo. Giustamente, allora il percorso l'abbiamo finito, siamo arrivati fino alla fine, adesso si torna sempre sullo stesso percorso, quindi siamo fatta la lavata, vai giù. Completamente zuppi, proprio bagnatissimi. Tengo il pantalone che c'è sciacquo, esce acqua dalle tasche. Questo cammino, se devo dire una cosa, un aggettivo per descriverlo, direi rinfrescante. Stiamo tornando sullo stesso percorso che abbiamo fatto prima, ma devo dire che anche il ritorno è bello, è piacevole. Sembra un tutt'altro percorso, perché al ritorno noi stiamo vedendo la vegetazione e il percorso in un altro senso e sembra completamente diverso, ma è stupendo anche il ritorno. Ok, siamo arrivati alla fine del percorso di Lavada d'Orei, esattamente dove siamo partiti dal parcheggio, e ci abbiamo messo esattamente 3 ore. Siamo partiti alle 10:20 e siamo qui alle 1:20 preciso, cioè 3 ore andata e ritorno. Ne vale la pena, sicuramente ne vale la pena, è uno dei meno conosciuti questo qua sull'isola di Madeira, ma vale la pena comunque farla ed è soprattutto una passeggiata molto semplice che possono fare tutti. E quindi bene, la paura voglio. Allora, stavo pensando una cosa, mi ha fatto ragionare Carolina che sicuramente uno degli aspetti positivi di Madeira è che c'è un bar in ogni posto dove vai. Ad esempio, noi abbiamo fatto la Lavada d'Orei e c'era il bar prima del percorso. Ma pensandoci, in tutti questi giorni siamo stati sempre accompagnati, scortati da un bar, un ristorante, un qualcosa dove magari ristorarsi, prendere un caffè, mangiarsi una cosa, andare in bagno, lavarsi. Questo sicuramente è un aspetto positivo di Madeira. Seconda cascata nascosta per noi, nascosta veramente perché non c'è un sentiero, c'è solo un piccolo cartello di legno scritto cascata. Però la direzione deve essere questa. Dislivello 90%. Cioè, 90 gradi. Devo abbassare. Sempre più dispersi. Questo percorso qua mi sembra tanto il film di Jumanji, sia quello vecchio che quello nuovo. Mamma mia, ma è un dislivello assurdo. Mamma, stupendo. La paura veramente. Mamma mia, è altissimo. Nel video non so se riuscire a percepirlo, ma da qua ma saranno almeno 30 metri, 3-40 metri di cascata. Non voglio esagerare, ma qua è proprio imponente. Si sente, non so se riuscite a vederlo nel video, si sente proprio, cioè, rispetto a noi le proporzioni. Fino là sotto, noi siamo qua. Mamma mia. Mamma mia. Da qua. La paura.
Sei felice di essere arrivata fino a qua? Sono felice di essere arrivata fino a qua, però è stato un certo punto molto... l'ho visto troppo pericoloso da fare. Perché? Perché era tanto di muretto, con tutto vuoto. Vabbè, era un po' problematica per chi soffre d'altezza, perché veramente a un certo punto era un passaggio strettissimo, vi faccio vedere. E poi... Ma che ti faccio vedere? E... Tu devi guardare a me. Sono in casa. Passaggio strettissimo e c'era lo strapiombo tutto. Un po' alla fortuna, ecco, questo percorso. Però tutto sommato ne vale la pena. Il consiglio che ho dato anche a lei e che ripropongo ogni volta che capita anche a me di avere paura del vuoto è quello di fare le tabelline, cioè contare i numeri. Questa cosa distrae il cervello da questa paura passeggera e almeno per me personalmente mi sono trovato sempre bene. Distraendo il cervello da questa paura riesci a attraversare quel momento o quel burrone o quel tratto di strada che ti sta spaventando per l'altezza. Tutte napoletane, prima c'è più bene. Com'è stata questa andare oltre la tua paura? Cioè avere paura dell'altezza ma superarla? È stato bello. Sei però, contenta? Sì, sono contenta, però non lo rifarei, raga. Vabbè, però siamo contenti. Siamo contenti, andati, sì, che siamo andati, paura, sì. Ma siamo andati avanti, non siamo tornati indietro. No, ma anche perché sennò nessuno ci avrebbe salvato. Soprattutto per questo. Cioè, non è che potevamo fare altrimenti o chiamare qualcuno che... 118? Chiamiamo 118! Subito dopo siamo saliti sulla montagna di Picoruvio, che è uno dei posti più alti di tutta l'isola. Però questo qua ve lo faccio vedere nel prossimo episodio. Poiché in questo episodio mi sono voluto concentrare sulla bellezza della camminata tra la Vada d'Orei e Agua d'Alto. Infatti questi luoghi ci hanno regalato momenti di pace e di contemplazione unici, facendomi sentire piccolo di fronte alla grandezza della natura. La paura, vai giù.